Il congresso della Società Europea di Cardiologia per il GISE è il congresso più importante. Siamo felici che quest'anno sia ospitato a Roma. L'ESCO ovviamente è la nostra famiglia, quindi è estremamente importante la nostra partecipazione all'ESC. Noi ovviamente facciamo parte delle IPCI, quindi il GISE come Società Italiana di Cardiologia Interventistica fa parte di quello che è il board europeo, le IPCI, che ovviamente è parte integrante del Congresso Europeo di Cardiologia. Per questo motivo noi partecipiamo ovviamente a tutte le riunioni delle IPCI, sono passate molte proposte italiane che sono state vagliate dalle IPCI. All'interno dei committi IPCI ci sono molte persone ovviamente del GISE, quindi il ruolo del GISE è estremamente importante, importante all'interno di IPCI, che è un braccio esecutivo e fondamentale della Società Europea di Cardiologia. La rete dell'infarto sostanzialmente è quello che sta più a cuore al GISE, cioè garantire l'angioplastica primaria a tutti i nostri pazienti è l'obiettivo principale della cardiologia interventistica e lo è stato negli ultimi anni. La rete IMA è molto cresciuta, noi abbiamo fatto due rilevazioni nel 2006 e poi nel 2012, rete IMA Web 1 e 2, per capire come è cambiato il panorama. Il panorama è molto cambiato, oggi siamo a 500 angioplastiche primarie per milione di abitanti, quindi quella che era la mission europea, Stent for Life, è stata raggiunta anche nelle regioni target. Basti pensare che oggi il 70% della popolazione può usufruire dell'angioplastica primaria e il fast track è passato in 6 anni dal 30% all'80%. Possiamo ancora crescere, per questo siamo a disposizione anche dei tavoli tecnici, dell'Agenas, del Ministero. Sarà ora implementata la nuova rete dell'emergenza cardiologica. Ci sono degli ostacoli, ma secondo me possiamo crescere e sicuramente l'angioplastica primaria diventerà la terapia di riferimento per tutti i nostri pazienti. I numeri della cardiologia interventistica italiana sono dei numeri molto alti e dei numeri crescenti. Ci sono in Italia 272 laboratori di emodinamica attivi, 188 sono attivi 24 ore su 24. I numeri del 2015 li abbiamo presentati ad aprile in Fondazione Catella. Abbiamo contato 339.000 procedure di cardiologia interventistica nel 2015, quindi quasi 1.000 procedure l'anno. 145.000 sono le procedure di angioplastica coronarica, sono quasi 3.000 le procedure invece di impianto di valvola per via ormai percutanea, sono molto alte anche le procedure di interventistica sulla mitrale, sono aumentate anche le procedure di interventistica periferica, quindi parliamo di numeri estremamente importanti. Ovviamente il numero per noi più importante è il numero di angioplastiche primarie, cioè il numero di pazienti che salviamo in corso di infarto miocardico acuto. Sono diventate 33.000, quindi sono triplicate negli ultimi 10 anni.